Ma bello dal 3-1, e chiedo innanzitutto se per lei è un successo meritato, anche se questa è stata la più prestazione del suo Brescia in generale. No, secondo me abbiamo giocato a Bari, nonché il primo tempo di Vicenza, abbiamo fatto partite migliori di quest'oggi, però siamo stati più, abbiamo usato più la personalità, anche se abbiamo sbagliato tanti passaggi, però andare sotto, rimontare, fare anche un, secondo me, un'ottima prestazione, da squadra, chi è entrato e chi ha giocato l'ha fatto in maniera attenta, oculata, con molta molta attenzione, quello che ci serve. Adesso bisogna trovare anche la continuità di questi risultati, era tanto che non si era mai vinto fuori casa, non avevamo mai vinto nel sintetico, quindi in una volta sola abbiamo sfatato due situazioni, però bisogna continuare a crescere, perché oggi siamo entrati Burino, lì sono ragazzi che 93-92 che piano piano ci dovranno dare una mano, anche loro. Cambia qualcosa per la stagione del Brescia dopo il No, non cambia niente, perché bisogna cercare di fare il massimo ogni settimana, però senza fare tanti salti, bisogna dare continuità nelle prestazioni, nella crescita, nel lavoro, e poi vedremo poi alla fine che punti faremo, in che posizione saremo.